Era l'inizio dell'anno 1912. Un enorme blocco di ghiaccio si stacca dalla banchisa nel sud-ovest della Groenlandia. Quel blocco di ghiaccio era rimasto al suo posto da almeno 100.000 anni fino a quel giorno. Esisteva dall'epoca in cui i mammut si aggiravano ancora indisturbati. Ma quel giorno l'iceberg iniziò il suo viaggio. Era bello grosso, lungo più di 500 metri, per un peso di circa 75 milioni di tonnellate. Era anche un iceberg molto tranquillo. Si tenne alla larga dalla rotta delle grandi navi cargo o passeggeri, non che ce ne fossero poi così tante in quell'epoca. Per puro caso, il nostro iceberg si spinse molto più a sud del normale. Un iceberg tenace e fortunato. In qualche modo riuscì a non sciogliersi lontano dalle latitudini polari. Infatti, tra i 15.000 e i 30.000 iceberg che si staccano dai ghiacciai della Groenlandia, soltanto l'1% riesce ad arrivare tutto intero fino all'Atlantico. Cosa ancora più sorprendente, nel mese di aprile, il nostro blocco di ghiaccio galleggiante si trovava a ben 2.400 km di distanza dal circolo polare artico. Certo, in parte si era ormai sciolto, ma nonostante tutto restava ancora gigantesco, con un peso di 1,5 milioni di tonnellate, il doppio quasi dell'enorme ponte Golden Gate. La punta dell'iceberg sormontava la superficie dell'oceano per un'altezza di oltre 30 metri. A prima vista non un granché, se messo vicino ad un enorme transatlantico, ma l'apparenza inganna. Quella che si nascondeva sotto l'acqua era una vera montagna di ghiaccio. La maggior parte di un iceberg infatti rimane sempre sommersa in acqua. Solo il 10% della sua massa è visibile oltre la superficie. E il protagonista della nostra storia non fa eccezione. Qualche giorno prima che il nostro iceberg sconfinasse nell'Atlantico, un lussuoso transatlantico si apprestava a lasciare il porto. A bordo oltre 3.000 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. All'epoca era la più grande nave di tutti i tempi. Quella nave era il Titanic, considerato inaffondabile. Già all'inizio del suo viaggio per poco non entrò in collisione con un'altra nave, la New York. Per fortuna il Titanic riuscì ad evitare lo scontro, anche se solo di pochi metri. Tutte le persone a bordo tirarono un grosso sospiro di sollievo. Ignari purtroppo di ciò che aveva in serbo per loro il destino di lì a pochi giorni. Nel frattempo l'iceberg si stava avvicinando a quella che era la rotta del Titanic verso New York. Finché il giorno 14 aprile la grande nave si trovò nel nord dell'Atlantico, in un punto a circa 600 km dalle coste di Terranova, in Canada. Verso le 23:40, chi era ancora sveglio a bordo del Titanic avvertì un forte e misterioso urto che scosse violentemente lo scafo. Chi invece era già a letto si ritrovò all'improvviso catapultato a terra. Il panico e la confusione si diffusero subito tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Pochi minuti prima di tutto questo, un iceberg era apparso proprio di fronte alla nave. Il nostro iceberg. Ma perché l'equipaggio non lo notò prima? Per una serie di ragioni, a quanto pare, che presto ti spiegherò. Ad ogni modo, una volta urtato l'iceberg, per il Titanic il destino era segnato. Ormai ingovernabile, lo scafo cominciò a spaccarsi in almeno 5 punti diversi. L'acqua si riversò all'interno con allarmante rapidità. I vari compartimenti del Titanic non erano a tenuta stagna. Ecco perché l'acqua li allagò velocemente, uno dopo l'altro. La prua della grande nave iniziò ad affondare, trascinando in alto il resto dell'imbarcazione. Finché con un rombo assordante lo scafo si spezzò in due, e il resto è storia. Pochi però sanno cosa sia successo all'iceberg dopo la collisione con la nave. Torniamo al perché nessuno a bordo del Titanic avvistò in tempo quell'enorme montagna di ghiaccio galleggiante. Esploriamo di nuovo gli eventi di quel fatidico giorno. Intorno alle ore 18 il comandante Smith decise di modificare la rotta del Titanic. Aveva ricevuto segnalazioni di iceberg durante tutta la giornata. La nave deviò dunque la rotta verso sud, ma mantenne la stessa velocità. Alle ore 21:40 un'altra nave informò il Titanic della presenza di grossi e pericolosi iceberg ancora più a sud. Ma nessuno a bordo fece caso al messaggio. Intorno alle 23 un'altra nave inviò un messaggio radio al Titanic, una nave rimasta bloccata a causa del ghiaccio, ma anche questo messaggio venne ignorato. Nel frattempo, quasi tutti i passeggeri del lussuoso transatlantico erano già andati a dormire. Alle 23:35, il marinaio di vedetta sul Titanic finalmente avvista l'iceberg e suona per 3 volte la campana per dare l'allarme.
Il segnale raggiunge la cabina di comando. I motori indietro tutta, le paratie dei compartimenti a tenuta teoricamente stagna vengono serrate. 5 minuti dopo, la fiancata del Titanic entra in collisione con l'iceberg. Ad allagarsi per primo è un deposito sotto coperta, ma presto arrivano altri allarmi. La situazione si fa subito seria. Almeno 5 compartimenti sono già allagati. Sembra ormai inevitabile che nel giro di poche ore il Titanic rischi di affondare. Quella notte il mare era una tavola, non c'era luna, non c'era un filo di vento. Con il mare calmo e una notte così buia, avvistare o percepire l'iceberg era molto difficile. Ma c'è chi ipotizza che quello che incontrò il Titanic fosse un iceberg nero. Se ti chiedessi di disegnare un iceberg, scommetto che il colore che sceglieresti sarebbe il bianco. Ma chi ha visitato l'Antartide sa che un iceberg può avere tantissime tonalità di colore, a volte mischiate tra loro. Ce ne sono persino striati. Ed esistono anche iceberg neri. Ci sono solo 2 modi per cui un iceberg del genere possa formarsi. Primo, il ghiaccio deve essere totalmente puro, privo di bolle d'aria o crepe. Nulla, insomma, che scomponga la luce. Assorbendo la luce, l'iceberg sembrerà nero. Ma esistono anche ghiacciai coperti di cenere vulcanica. Se un iceberg si staccasse da un ghiacciaio simile, sarebbe di colore scuro. Gli esperti non sanno per certo come mai l'iceberg che colpì il Titanic fosse scuro, e nemmeno se davvero lo fosse. Però uno dei marinai superstiti testimoniò che in effetti l'iceberg era nero. Altri lo descrissero più come grigio scuro. Non c'è comunque nulla di strano o misterioso sui cosiddetti iceberg neri. A volte sono anche iceberg la cui punta si è sciolta e che si rovesciano trascinati dal loro stesso peso. Nel caso in cui la parte inferiore dell'iceberg sia di ghiaccio puro, apparirà nera. Inoltre, di solito quella parte resta sommersa e quindi il ghiaccio non è perfettamente solido. Supponiamo però che la teoria sia sbagliata e che l'iceberg non fosse affatto scuro. Cambia poco, visto che per vedere qualsiasi cosa è necessario che ci sia luce. Più intorno a te è buio, meno sarai in grado di vedere un oggetto qualsiasi. La superficie del mare riflette sempre la luce della luna e delle stelle, ma con un iceberg, la cui forma è spesso irregolare e verticale, è molto raro che questo accada. Dunque, di notte, a pelo d'acqua, un iceberg non riflette nessuna luce. Senza un radar è molto complicato avvistare gli iceberg di notte. Comunque sia, il nostro iceberg non venne avvistato in tempo e il Titanic affondò. Fine della storia? A quanto pare no. Il giorno dopo, il 15 aprile, un transatlantico tedesco, la SS Prince Adalbert, stava navigando nel nord dell'Atlantico. Si trovava soltanto a poche miglia di distanza dal punto in cui il Titanic era affondato poche ore prima. L'attendente capo della nave, ancora ignaro del disastro del Titanic, avvistò un iceberg. L'uomo notò subito che la base dell'iceberg sembrava sporca, come da una lunga striscia di tintura rossa. Perplesso, il marinaio scattò una fotografia. L'uomo capì subito che quell'iceberg aveva urtato qualcosa da non più di 12 ore. Dopo di lui, il prossimo ad avvistare il famoso iceberg e a scattargli una foto fu il comandante di una nave che stava posando linee telefoniche sul fondale. Quella nave era stata impegnata anche nelle operazioni di soccorso del Titanic. Il comandante raccontò poi che quello fu l'unico iceberg da lui visto in quella zona, e anche lui aveva notato quella traccia di vernice rossa. Nel 2015 una di quelle foto venne venduta all'asta per ben $32.000. Ma non tutti gli esperti sono convinti che si tratti proprio del famoso iceberg che affondò il Titanic. Forse era un altro, innocente, semplicemente alla deriva nello stesso punto.